Per la neorettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, quella di oggi non è una prima volta al campus di Treviso. Qui infatti iniziò la sua carriera nell'Ateneo veneziano. Una giornata di confronto con il mondo accademico prima e con quello imprenditoriale poi, per fare il punto sul futuro dell'università in città. Una realtà su cui Ca' Foscari ha puntato e continua a puntare. Il primo passo tra un anno, quando scadrà la convenzione con Fondazione Cassamarca. Sono fiduciosa sia nella nostra volontà di continuare nel nostro impegno qui, sia nella risposta e nell'interesse anche della città e del territorio verso l'università. Ma per continuare ad investire a Treviso, Ca' Foscari necessita innanzitutto di spazi, perché San Paolo, spiega la magnifica rettrice, non è sufficiente. Stiamo investendo in un laboratorio linguistico per gli studenti, perché abbiamo anche lingua e economia, come ben sapete, quindi da parte nostra c'è la volontà di investire. Abbiamo aumentato anche l'offerta formativa, abbiamo un corso nuovo quest'anno sull'economia circolare, abbiamo spostato da un anno, credo, il nostro centro sul turismo, quindi abbiamo investito. Ca' Foscari è investito e abbiamo bisogno di spazi e anche di maggiore collegamento con la città, col tessuto imprenditoriale. È proprio il tessuto economico della città a cui la rettrice guarda perché possa diventare parte attiva nella crescita dell'Ateneo a Treviso. La nostra presenza debba essere colta molto positivamente, sia per la presenza dell'università, ma anche dei nostri studenti, quindi credo che anche la città debba rispondere in modo positivo e propositivo. Comune, ma anche il tessuto imprenditoriale, perché è vero, dobbiamo ammettere che Cassamarca, insomma, è investito nel corso degli anni. Non esiste solo Cassamarca, esistono altre realtà. E in questo futuro da costruire un ruolo importante lo gioca la collaborazione tra Atenei, di cui la stessa rettrice di Ca' Foscari ha parlato nei giorni scorsi anche con il governatore Zaia. Ed è molto probabile che convochi una riunione dei rettori del Veneto e lì potremo discutere anche di questi temi.